minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella parte antica del convento, nella clausura, nel corridoio che porta alle celle di Padre Pio, la numero 5, e poi in fondo quella aperta al pubblico, la numero 1. Il sacellum, ecco, luoghi particolari. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi una testimonianza raccolta da Padre Marcellino Iasenzaniro. Racconta di una testimonianza che è stata ripresa da Padre Gerardo di Flumeri in una conferenza che fece nel convento dei Cappuccini di Cerignola. Raccontò di un potere terribile di Padre Pio. Si tratta di un fatto realmente accaduto proprio qui, in questo luogo, non qui, ma dinanzi alla chiesa, nel 1958. Un ex generale di corpo d'armata in pensione, Tosi di Voghera, scrive: quel giorno l'aria era gelida, era febbraio. Imboccata la strada per salire il convento, faceva fatica ad avanzare proprio per le violente raffiche di bora che gli toglievano quasi il respiro, misto tutto questo a della neve che scendeva. Dopo mezz'ora di sofferenza che riesce a salire verso il piccolo santuario, riesce ad intravedere una piccola sagoma di un frate che lo attendeva alle soglie della porta della chiesa. Era Padre Pio. Padre Pio lo fa entrare perché possa ripararsi e, indicando poi col dito il turbinio di neve che si univa tra cielo e terra, ecco questo vento, gli dice qualcosa che lo fa gelare ancor più del freddo e della neve che percepiva. Padre Pio gli disse, puntando il dito: guardali, guardali in faccia, sono i tuoi soldati, li hai fatti fucilare tutti tu. A questo punto l'ex generale del corpo d'armata, scosso, senza avere neanche la capacità di replicare una sola parola, come risucchiato, si ritrovò di nuovo nella bufera, ecco, tornò indietro quasi spaventato, e mentre si allontanava il vento gli portò via il cappello, però una signorina lo raccolse e disse: scendiamo insieme. Confortato da quella presenza tenera, premurosa, gli diede il braccio a questa signorina e rifece tutta il viale Cappuccini, quindi scese di nuovo verso il paese. Questo ex generale di corpo d'armata raccontò di quell'incontro sconvolgente con Padre Pio, della sua dura rampogna, e lui aggiunse: ma io, diceva, ero solo il presidente del tribunale, c'era sì l'accusa, c'era la corte, c'erano fatti gravi di diserzione, c'erano anche tanti altri delitti di soldati, e continuava a parlava quasi giustificandosi, quasi per andare a scrollarsi di dosso quella condanna che aveva ricevuto poco prima dal santo. Era agitatissimo. Giunti però i due in prossimità dell'albergo, il generale ringraziò questa donna per la buona compagnia, aggiungendo: ora prendo la valigia e vado via. La donna gli suggerì: torni da Padre Pio, ma lui disse: no, voglio andare via. Era disperato, racconta Padre Marcellino. Sale in camera, raccoglie le poche cose personali, ordina al portiere di chiamare un taxi che arriva immediatamente, prende posto e allora gli indica all'autista: Foggia, stazione ferroviaria, grazie. Questi percorre tutto il viale Cappuccini, entra in paese, poi al crocevia del centro, anziché girare a destra per Foggia e quindi scendere su via Foggia, andare giù verso la cittadina, il capoluogo d'Auno, procede invece dritto in direzione Monte Sant'Angelo. Allora a questo punto arriva in un luogo che i sangiovannesi conoscono tutti, giunge dinanzi al cancello del cimitero. Il tassista si ferma e dice: ecco, lei è arrivato, scenda pure. Ma lui dubito, disse: ma io ho detto di portarmi a Foggia, urla il generale, abituato com'era ad essere sempre ubbidito, quindi usa un tono fortissimo. Sì, ma lei è arrivato, deve scendere. L'uomo, agitato, sconvolto, si ferma. Nella voce dell'autista, che non riesce a vedere in faccia, però risente quell'accento campano, beneventano, di Padre Pio, che gli diceva: scenda ora. E dopo qualche istanza di silenzio gli dice: riportatemi in albergo, vi prego. Subito il tassista obbedisce e ritorna in albergo. Il generale, disperato, dopo aver ricevuto di nuovo la chiave della camera, nella reception, risale in camera.
si mette a riflettere sulla sua vita. Decide di fermarsi. Al mattino dopo, nel freddo sempre intenso, sale di nuovo il convento, partecipa alla messa di Padre Pio, poi si mette in fila tra i pochi uomini che aspettavano per confessarsi, faceva molto freddo. Lui è l'ultimo e Padre Pio gli dedica tanto tempo, un tempo prezioso. E allora a questo punto la pace gli scende nel cuore. Dopo qualche anno, questo ex generale di corpo di armata decide di costruirsi una piccola casetta qui a San Giovanni Rotondo per poter godere in alcuni mesi dell'anno di questo grande dono, la presenza di Padre Pio da Pietrelcina.